Bentrovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni. Il nostro ospite oggi è Giuseppe Scifo, che salutiamo e ringraziamo. Torna con noi dopo alcuni mesi rispetto alla Buonasera. precedente intervista. Nel frattempo tutto cambia velocissimamente, per cui l'attualità ci travolge ogni giorno e abbiamo l'attualità di questi giorni. E ovviamente noi vogliamo parlare un po', vogliamo esplorare la ottica di osservazione di questi fatti del mondo del lavoro e soprattutto come il mondo del lavoro si pone oggi rispetto alle emergenze che l'intero paese sta attraversando, l'intero paese perfino, è troppo poco dirlo, ma insomma l'intera realtà mondiale comunque vive per via della guerra, ma di tanti altri fattori, una fase difficilissima. Noi però concentriamoci su questa fase anche perché il lavoro, ovviamente, essendo la trincea più immediata delle intere manifestazioni della vita di tutti, della comunità, ma anche degli individui, ovviamente è stato colpito duramente prima dalla pandemia, poi dalla guerra, poi dalla crisi energetica e non solo, l'inflazione, tutto quello che c'è e che ancora oggi ci si presenta in forma di tempesta perfetta. Nel frattempo, nella piccola realtà italiana, possiamo dire piccola rispetto a questo sguardo ovviamente globale, accade che ci sia da pochissimo un governo, ormai nel pieno delle funzioni dopo la fiducia prestata sia dalla Camera che dal Senato, e con tutto il dibattito che ne è convenuto, noi qua focalizziamo soltanto l'aspetto che riguarda le eventuali preoccupazioni del mondo del lavoro. Quali sono? Ce ne sono? Ma intanto sono preoccupazioni, diciamo, che vengono purtroppo da lontano e non nascono ora. E sono preoccupazioni che rimangono, diciamo, purtroppo là cristallizzate, nonostante il susseguirsi dei governi e dei diversi governi. Perché c'è un tema centrale, che è proprio un processo storico al quale l'Italia, diciamo, è particolarmente interessata, che è il tema della svalorizzazione del lavoro, cioè dello svuotamento del lavoro come valore sociale. E quindi per questo parlavo dei governi. Noi abbiamo avuto il famoso Jobs Act degli anni in precedenza e tutta una serie anche di iniziative legislative, normative che non hanno fatto altro che, diciamo, aumentare questo senso di perdita del valore sociale del lavoro. Per cui è una preoccupazione, diciamo, che non nasce ora. Chiaro, non possiamo ancora capire quali sono, diciamo, le intenzioni di questo governo, ma noi per questo abbiamo fatto una manifestazione lo scorso 8 ottobre a Roma e l'abbiamo fatto appunto convocandola prima dell'esito delle elezioni, perché siamo pienamente consapevoli che la nostra piattaforma rispetto alle necessità che ha questo paese per ritornare ad avere, diciamo, la centralità del lavoro, inteso anche come buon lavoro ed elemento di rispetto della dignità delle persone. Su questo, come dire, non c'è un governo più o meno vicino o lontano. Su questo ci sono dei fatti che contano. Per cui abbiamo fatto questa manifestazione per ribadire la nostra, diciamo, la nostra piattaforma, che vuol dire, per accennare così, la prima è il contrasto al precariato. Appunto parlavo del Jobs Act e di tutti gli altri elementi che si sono aggiunti. L'Italia è un paese che prima in Europa per rapporti di lavoro, ad esempio a tempo determinato. Oltre al tempo determinato, che rappresenta, come dire, uno degli elementi principali della precarizzazione, c'è poi il lavoro atipico, c'è il lavoro finto autonomo, le finte partite IVA. Ecco, tutta questa deriva è una deriva che nasce da una prospettiva ovviamente di carattere generale che il mondo dell'impresa ha ormai, diciamo, assunto, ma nasce anche dalla disponibilità di norme che lo permettono. Quindi questo è il primo punto. Poi c'è il tema delle pensioni Ora, questo lo vedremo e dopo. anche il tema della sicurezza. Perfetto, allora pensione e sicurezza li vediamo dopo, sperando che ci sia il tempo per tutti. Intanto magari in maniera veloce cerchiamo però di toccare i punti più importanti. Allora facciamo ordine. Si diceva che c'è un processo di involuzione di lungo corso, si parte, che poi ci ha sempre descritto e proposto questo fenomeno di deprezzamento del valore sociale del lavoro e quindi anche economico, quindi anche in termini di reddito ovviamente di chi vive lavorando e può vivere solo lavorando. E questo è un fenomeno antico, no? Potremmo
potremmo per esempio andare, non so, al pacchetto Treu di un governo di centrosinistra del 97 come atto di inizio della precarizzazione del lavoro, che poi ha avuto delle spinte formidabili, il Job Act e tutto il resto, le posizioni ovviamente della destra ancora più estreme da questo punto di vista. Ecco, rispetto a questo però, nelle condizioni date, nel passaggio, no, tra una lunga serie di governi che comunque hanno avuto sempre il Partito Democratico, quindi un pezzo quantomeno del centrosinistra al suo interno, nell'ultima fase era un governo di tutti sostanzialmente, quindi forse neutro rispetto a queste politiche. Oggi, rispetto invece all'apertura di una fase nuova, largamente annunciata, anche prima che voi convocaste, diciamo, quella vostra conferenza, quella vostra manifestazione dell'8 ottobre, rispetto ora a questa nuova attualità, che probabilmente potrebbe durare per l'intera legislatura, poi non lo sappiamo ovviamente, no? Voi cosa vi aspettate, su cosa siete impegnati a far sì che intanto non venga toccato in ulteriore peios rispetto al passato e semmai da migliorare per il futuro? Ma io credo che veramente il peios è anche difficile, perché siamo veramente in una condizione, se noi pensiamo al fatto, per dire, che abbiamo avuto noi il blocco, comunque un forte arresto di tutto il processo produttivo dovuto alla pandemia, quando poi si è ripartiti e quindi sono riprese le attività ed è tornata a ricrescere anche l'indice di occupazione, noi comunque ci troviamo di fronte a dei dati dove abbiamo l'80% dei lavori a tempo determinato, comprese tutte quelle forme che sono appunto atipiche, a progetto, per non parlare poi delle partite IVA. In questo l'Italia sta molto peggio dell'Europa, quindi c'è un problema nazionale al di là del trend generale di questi decenni, no? Sì, non solo. Poi noi parliamo ad esempio di... non guardiamo, diciamo, come riferimento al libro delle favole, guardiamo a quello che accade esattamente negli altri paesi europei. Per parlare ad esempio dell'esempio spagnolo, il caso spagnolo con il governo, l'attuale governo, che ha fatto una riforma del lavoro che è, per dire, proprio del segno opposto rispetto al Jobs Act, perché hanno centrato diciamo, questa riforma proprio sulla, diciamo, sul pilastro portante che è il lavoro a tempo indeterminato. E su questo è chiaro che ci vuole anche un venire incontro al mondo delle imprese, ma noi siamo qua in una realtà, quella nostra italiana, paradossale, perché le imprese, anche per via del Covid o di altre misure, sono state destinatarie di finanziamenti altro che cassa integrazione o bonus. Cioè, ci sono state parecchie decine di miliardi dati al mondo dell'impresa senza mai legare le imprese all'impegno, ad esempio, dell'incremento dei contratti a tempo indeterminato. E siccome il lavoro serve, perché poi gli indici di produttività ce lo dimostrano, quello che manca è proprio, diciamo, l'ancoraggio ad una prospettiva diciamo, di inversione di marcia rispetto al processo di precarizzazione, perché questo, diciamo, è anche un elemento che serve non solo al singolo lavoratore, ma serve proprio al sistema paese, perché se c'è uno dei dati che incide su questo andamento è l'indice di natalità nel nostro paese, che non consente ai giovani di fare un progetto, di mettere su famiglia, ad esempio, o acquistare casa. Si citava l'esempio spagnolo come riferimento così con cui confrontarsi. L'esempio spagnolo è molto distante anche di tutti i governi che erano di centrosinistra, quindi vi aspettate adesso che cosa su questo punto dal governo di destra? No, noi devo dire ci aspettiamo ben poco, ma non per un problema, diciamo, di carattere pregiudiziale. Mi pare che già i primi elementi, ovviamente c'è poco e niente ancora, però basta anche, come dire, il tema, se vogliamo, ideologico, fortemente, a mio avviso, messo in campo soprattutto nelle ultime ore da parte della maggioranza, a partire dalla Presidente del Consiglio, no? Questa retorica sul merito
è appunto retorica, nel senso che non tiene conto di una condizione, perché dall'altro lato non, al merito non si contrappone il demerito, ma bisogna avere consapevolezza delle condizioni di partenza, ad esempio, delle differenze che ci sono, delle disuguaglianze sia sul piano economico e sociale, diciamo, degli individui, delle famiglie, ma anche sul piano geografico. Ecco, ci aspettiamo purtroppo, diciamo, una ulteriore involuzione, ad esempio, per essere chiari e concreti, se va avanti il processo di autonomia differenziata. Perché il processo di autonomia differenziata, che non fa altro che, come dire, stigmatizzare e aggravare le differenze nord-sud, queste incideranno anche sul lavoro, uno in termini di diciamo, livelli occupazionali in linea generale, ma anche sulla qualità del lavoro. Cioè, se per via dell'autonomia differenziata le regioni svantaggiate continueranno ad essere sempre più svantaggiate, saranno anche luoghi da dove il processo, ad esempio, di investimento dei capitali è un processo che terrà conto anche di questo, per cui saremo, come dire, è una spirale, un avvitamento dal quale è difficile uscire. Eppure questo è stato un cavallo di battaglia elettorale della destra, che ha vinto le elezioni, li ha vinte perché comunque ha avuto la maggiore maggioranza relativa, che però è diventata maggioranza assoluta in termini di base parlamentare per via della legge elettorale. Vabbè, in democrazia è così, queste sono le regole del gioco e quindi questo accadrà. Ma a proposito del merito, già ovviamente non c'è il tempo, non possiamo farlo, potrebbe essere una grande discussione molto impegnativa e anche molto interessante in generale, no? Ma ciò che ha fatto in qualche modo scandalo e ha suscitato questo dibattito è che si parlasse della scuola, no? Il merito nella scuola, cioè anche in tutta quella parte della scuola dove la scuola è il luogo in cui si adempie perfino all'obbligo scolastico, che è la condizione elementare anche di formazione e di crescita degli individui. Ecco, lì è veramente ancora più azzardato e preoccupante, cioè l'invocare il valore del merito, no? Sì, uno, diciamo, è poco rispettoso del lavoro di chi oggi è in una, diciamo, situazione, anche se vogliamo, di trincea, no? Pensiamo alle scuole del sud, pensiamo alle scuole che fanno i conti con una realtà che è veramente molto diversa e variegata nel paese, sempre con questo, diciamo, unico comune denominatore nord-sud. Perché un conto è, ad esempio, è insegnare nelle periferie del sud, dove il contesto sociale, parlando della scuola dell'obbligo, delle scuole elementari, avere una classe di 20, 25 o 28 bambini, dove c'è già di fondo una situazione di provenienza fortemente problematica, anche per quell'insegnante che deve portare avanti una propria programmazione didattica diversa rispetto a una scuola che si trova in un'altra del paese. Faccio l'esempio rispetto al quale la CGIL si è sempre dimostrata contraria, le famose prove degli invalsi. Le prove degli invalsi testimoniano proprio questo elemento qua di disuguaglianza. Ecco, se poi noi diciamo che secondo questa idea il merito premia le scuole che in una determinata area geografica, o se vogliamo anche in un determinato contesto di quartiere, no? Come dire, raggiungono risultati migliori, di che il merito? Ecco, e di che soprattutto non il demerito, cioè qual è l'elemento di connessione tra, appunto, siccome la scuola non può essere avulsa dal contesto sociale, quindi questa idea del merito è rischiosa anche perché la si affida, poi dovremmo un po' capire, ad esempio, ad una valutazione che fa chi? Certo. Quindi questo, c'è bisogno di altro nella scuola, a partire dalla valorizzazione, ad esempio, del ruolo di chi lavora nella scuola, dal personale docente al personale tecnico e a tutte le maestranze. E comunque questo tema, ovviamente, io dicevo, ha fatto scandalo, farà ancora discutere, perché non è che almeno nella idea di chi lo ha posto e di chi ha scelto addirittura di utilizzarlo nel nome, nella nuova denominazione del Ministero, ci fosse la sua applicabilità soltanto ai docenti o comunque al personale che lavora nella scuola, ma anche ai discenti, no? E lì giustamente è stato detto che la scuola non deve servire a selezionare i migliori, come si fa nelle competizioni agonistiche, ma a tirar fuori il meglio da ciascuno e da tutti. Almeno questa è la grande missione pubblica della scuola. Costituzionale, diciamo.
diciamo, certo, anche proprio nell'idea, diciamo, della scuola come elemento fondante della nostra Costituzione. Ma pensiamo ad esempio anche al tempo scuola. Cioè, se noi, perché i nostri docenti vanno a lavorare al nord? È un po' come l'industria. Allora si andava a Torino perché là c'era la Fiat e tutto l'indotto. Oggi si va al nord perché là ci sono più scuole, c'è più tempo scuola e c'è più bisogno di insegnanti. Se nel sud, per via anche di una diciamo destrutturazione del contesto pubblico istituzionale che è a supporto della scuola, no? Pensiamo che per fare il tempo pieno c'è bisogno che i comuni attrezzino le mense. Se già manca questo elemento e quindi già per questo motivo non si può fare il tempo pieno, i nostri bambini, i nostri ragazzi che avranno in media un 40% di tempo scuola in meno rispetto a quelli del centro-nord, è chiaro che sono svantaggiati. Se poi lì andiamo a valutare alla fine del diploma per dargli un percorso universitario piuttosto che un altro, poi è quello il merito di cui dovremmo tenere conto? Le pensioni. Le pensioni siamo sempre, diciamo, fermi allo stesso punto. Noi abbiamo la nostra, diciamo, rivendicazione, che è quella che fondamentalmente, diciamo, si basa su due elementi. Il primo è quota 41, che già qualche indiscrezione inizia a trapelare. Si dice sì, è stato ovviamente un cavallo anche di battaglia elettorale, no? Anche dei partiti che hanno vinto l'elezione. E quindi si parla ad esempio di questa quota 41, inizia a trapelare già l'elemento con il limite d'età e riproponiamo lo stesso problema che fu della famosa quota 100, che quota 100 non fu mai perché era condizionata al limite di età, per cui la gente arrivava, aveva sia, diciamo, il requisito contributivo ma non aveva l'età, ma questo non è un fattore di poco conto. Perché se noi oggi, diciamo, mettiamo una soglia a quota 41, il risultato ci riporta sempre più o meno all'attuale legge Fornero, quindi questa cosa non va bene. Oppure l'altra idea che potrebbe essere, rispetto alla quale ovviamente noi siamo fortemente contrari, è quella delle penalizzazioni. Questo è anche un elemento di giustizia che non può determinarsi, perché chi va a quota 41 dopo aver fatto 41 anni di servizio e versato i propri contributi non si capisce perché deve essere penalizzato, visto che, insomma, in genere il tema o comunque l'opzione o la proposta delle penalizzazioni viene sostenuta dalle argomentazioni di equità intergenerazionale, perché laddove ci vogliano soldi pubblici, no? Da parte dello Stato in più per consentire, no? determinati flussi di uscita dal mondo del lavoro per la pensione, allora si dice guardiamo a chi è oggi giovane che sta lavorando e che avrà molto meno di quello che stiamo dando adesso agli anziani di oggi che vanno in pensione, e questo non è giusto. Ma questo però mi consente di dire che è anche, come dire, un altro elemento, diciamo, ideologico del tema che stiamo affrontando, che è vero in parte, perché sappiamo come funziona, diciamo, il meccanismo dei conti pubblici. Perché noi però pensiamo che gli attori sono due in questo caso, no? Per essere brevi, gli anziani e i giovani, ma non sono solo loro gli attori che devono partecipare o essere tenuti in considerazione in un ragionamento che ha come prospettiva la lunga durata. Faccio un esempio. La sostenibilità del nostro sistema non tiene conto di una differenziazione tra previdenza e assistenza. Quindi quando parliamo dei famosi conti dell'INPS e della sostenibilità, dobbiamo scindere le due cose, perché se noi con i contributi... Prima o poi ci vorrà però una chiarificazione terminologica, perché se anche gli addetti ai lavori lo spiegano tante volte, ma nella percezione comune, cioè, questo concetto non entra. Ma sì, ma non è solo un problema terminologico, è un problema sostanziale politico, è un problema sostanziale politico. E perché dico che è politico? Perché il problema è che bisogna porre la centralità rispetto a chi
ha lavorato e ha versato i contributi. L'assistenza che serve, anzi ne serve di più, ma non può essere a carico dei soliti noti. Bisogna essere conteggiata a parte. Bisogna essere conteggiata a parte e come lo Stato fa fronte alle spese dell'assistenza. Quella è una discussione, perché poi entriamo nel tema della fiscalità, entriamo nel tema del contrasto all'evasione fiscale, compreso il tema del contrasto all'evasione contributiva, perché questo è anche un altro tema da cui bisogna, diciamo, ricavare risorse per la sostenibilità del sistema previdenziale. Faccio un esempio che, come dire, riguarda noi in questo territorio. Che sappiamo essere un territorio nell'ottica regionale, meridionale, molto dinamico, ed è vero, un sacco di belle realtà produttive, ma quando noi già da diversi anni siamo in coda alla classifica delle retribuzioni, qualche elemento, come dire, dobbiamo iniziare ad analizzarlo. Che significa che la provincia di Ragusa è stata ultima? Ora, negli ultimi anni non è stata ultima, terz'ultima, quart'ultima, la siamo su 120, quasi 130 peraltro province. Peraltro dico ultima nell'Italia, che è tra gli ultimi in Europa? Tra gli ultimi che è in Europa, però noi non siamo l'ultima provincia e lo sappiamo bene. E allora qual è l'elemento che fa picchiare in giù le retribuzioni? L'elemento di irregolarità. In quelle irregolarità, faccio un esempio, perché il contratto collettivo nazionale vale ad Aosta come a Lampedusa. Se però la media dei nostri lavoratori è una media dove l'incidenza dei finti part time è altissima, è là che si va a determinare la bassa retribuzione. Di conseguenza c'è anche la bassa contribuzione, e quindi questo è quello che come dire, è un elemento sul quale bisogna battere per recuperare quelle risorse che servono al sistema, che non è un aggravio di tassazione, è un fatto di giustizia e di rispetto delle regole. I dati recenti dicono della Sicilia, insieme alla Campania, tra le regioni peggiori in termini di alta incidenza del lavoro nero. Assolutamente sì, ma questo è dimostrato anche ad esempio dal fatto che ci sono alcuni settori particolarmente, diciamo, vasti, come l'agricoltura, e comunque diciamo che c'è il tema del lavoro nero, ma sempre di più è il tema del lavoro irregolare, nel senso che ormai una qualsiasi, cioè anche se c'è una qualsiasi forma di contratto, se poi quel contratto non viene rispettato negli orari, ma anche nella tipologia, voglio dire, c'è un ricorso a queste forme atipiche che mettono spesso le persone a lavorare uno vicino all'altro in condizioni contrattuali diverse, dove da un lato magari c'è una persona che lavora da parecchi anni, quindi ritorna anche il tema, diciamo, del conflitto generazionale, con degli elementi di stabilità e di garanzia. Quello che entra ora entra con un contratto precario. Ad esempio pensiamo agli stage. Cioè, oggi gli stage sono, diciamo, una copertura del lavoro, che, diciamo, hanno poco e niente di formativo. Sono uno scandalo, per esempio, denunciato anche in recenti interrogazioni parlamentari alla Unione Europea, perché sono uno strumento di oppressione e di sfruttamento dei giovani e dei ragazzi, piuttosto che, nello spirito della legge dell'istituto, uno strumento, diciamo, di formazione. Assolutamente. Questo sì. Accade al sud, accade in Sicilia in maniera gravissima. Ma è anche diventato, anche purtroppo devo dire, anche al nord, perché ho contezza, visto che, parentesi, uno degli ultimi dati riguarda l'emigrazione italiana, l'emigrazione siciliana verso il nord, verso l'Europa. Bene, spesso oggi per un ragazzo l'ingresso al lavoro non è il contratto di apprendistato, ma è lo stage. È lo stage che è, come dire, è la paghetta che non ha elementi di carattere previdenziali, contributivi, per cui l'azienda, come dire, ha questo vantaggio, col vantaggio in più di dire, mentre l'apprendistato lega l'azienda ad una prospettiva, diciamo, di stabilità rispetto al lavoratore, lo stage no, l'azienda è assolutamente, diciamo, libera poi di voler confermare, trasformare in meno. Bene, in conclusione abbiamo questo terzo tema della sicurezza da affrontare, ma dedicandovi i minuti finali, prima vorrei tornare un attimo ad alcuni aspetti affrontati anche dell'attualità politica
visto che abbiamo anche parlato di scuola, per affrontare anche un altro fatto che probabilmente ha allarmato e suscitato e sta suscitando dibattito, no? I fatti avvenuti alla Sapienza di Roma, cioè nel Dipartimento di Scienze Politiche, dove la polizia, proprio nel giorno in cui il governo Meloni riceveva la fiducia dal primo dei due rami del Parlamento, manganellava abbastanza ingiustificatamente, secondo quello che palesemente si può verificare tranquillamente anche attraverso la ricostruzione dei fatti, si può concludere regolarmente che non c'era nessun motivo di farlo, perché c'erano i cancelli chiusi alla Sapienza, all'interno si sarebbe svolto un convegno organizzato da un soggetto politico che però alcuni soggetti, alcuni studenti non volevano, cioè non volevano che si tenesse, comunque non potevano farci nulla, volevano solo manifestare il loro dissenso. Lo stavano facendo fuori a cancelli chiusi, senza nessun oggetto in mano, il massimo che volevano fare era mettere uno striscione sui cancelli e per impedire che mettessero gli striscioni decine di poliziotti a manganellare con violenza senza alcun motivo. Questo è anche, come dire, un altro elemento, diciamo, di arretramento. Non parto dalla carica, che ovviamente a mio avviso è assolutamente, come dire, condannabile, perché visto come sono fatti, sono andati i fatti, da, diciamo, non c'è né un problema di sicurezza né di pericolo. C'è un problema di, anche di diritto alla contestazione, posto che non era una contestazione finalizzata all'interruzione o al blocco di svolgimento, è proprio la manifestazione di un pensiero, ed è questo l'elemento più preoccupante, è il fatto che oggi si mette in discussione, e questo devo dire è anche un processo che non nasce ieri, forse oggi ci sono, come dire, degli elementi di pura coincidenza, però insomma c'è anche diciamo il segno della destra che vince le elezioni e che governa per la prima volta, e parlo della destra ora, diciamo, della destra post-fascista, cioè quella destra che era considerata qualche anno fa fuori dall'arco costituzionale, quando il movimento sociale al quale Fratelli d'Italia si richiama in maniera palese e devo dire coerente, ecco il tema dell'involuzione anche, allora lì venivano considerati diciamo fuori dall'arco costituzionale, perché c'è la storia del nostro paese che è una storia dove come dire, l'elemento del superamento del fascismo è l'elemento di base che fa nascere la democrazia e la Repubblica e la Costituzione in questo paese, quindi questi sono elementi secondo me che non sono proprio di coincidenza. Tra l'altro devo dire ancora più grave, ci sono stati anche dei fatti precedenti in un comizio di Giorgia Meloni a Palermo. Conosciamo anche i soggetti che sono soggetti, diciamo, del mondo progressista, dell'associazionismo, ma soggetti assolutamente pacifici, non violenti, che hanno manifestato un dissenso. Non sono stati solo loro, la Meloni e la Lega, per dire, durante la campagna elettorale sono stati oggetto di contestazioni pacifiche, ad esempio sul tema dei diritti civili. Se a questo si inizia a rispondere con la repressione corporea, questo è un tema assolutamente anche, preoccupante. Anche perché ovviamente precedenti ce ne sono stati sempre, anche come dire, con governi la cui matrice politica non è assimilabile a questa rilettura che facciamo, ma la memoria di tutti per esempio corre al 2001, al G8 di Genova, quando c'era un governo con vice premier Gianfranco Fini, siamo nel 2001, era l'anno in cui ancora Fini dichiarava Mussolini il più grande statista del secolo, poi ha cambiato idea nel 2010-2011, ma in quell'anno era lì, ovviamente con la sua concezione securitaria, e sappiamo, come dire, la strage che fu fatta di diritti e le violenze sanguinarie ingiustificabili da parte della polizia contro manifestanti pacifici. Sono testimone diretto di quelle giornate a Genova, era il 2001, avevo insomma qualche anno in meno e ero ovviamente già maturo, adulto, mi ricordo una sensazione che non avevo mai provato prima di quel momento, proprio il senso di insicurezza, ed è quello che poi definirono, no, le giornate messicane, insomma la sospensione della democrazia, che non è un tema, diciamo, politico astratto, è un tema che poi in quella circostanza entra nel vivo della carne delle persone.
Abbiamo, io come le centinaia di migliaia di persone andate là con intenzioni assolutamente pacifiche, per quei giorni il problema, ecco, una sensazione che non ho, per fortuna non ho mai più provato, il problema era come mettere in salvo la propria pelle. E non è, diciamo, per tornare un po' al tema dei corpi, ce lo insegnò Foucault, è proprio l'elemento preoccupante di una democrazia ed è l'elemento appunto di antitetico rispetto al concetto stesso di democrazia. Siccome in tanti ovviamente avranno bisogno, l'esigenza, la legittima libertà di manifestare per qualunque cosa, che siano studenti, che siano lavoratori, che siano disoccupati, che siano qualunque categoria sociale che voglia manifestare, lo farà, e lo farà maggiormente in un periodo di grande crisi economico-sociale, ecco, massima vigilanza democratica, perché quello che si è visto alla Sapienza comunque non accada, o non accada come metodo sistematicamente, al di là delle giustificazioni che si vogliono dare. Credo intanto che l'Italia ha degli anticorpi, anche soprattutto, e là bisogna stare, come dire, attenti, ma incentivarli, soprattutto nelle, diciamo, articolazioni più delicate e sensibili dello Stato. Quindi questo è importante. L'altro elemento, credo, è l'elemento della partecipazione, perché la crisi democratica, quella preoccupante, non è solo dalle manifestazioni che, diciamo, poi sfociano nella repressione, ma è l'elemento da cui siamo partiti. Lei ha giustamente ricordato i dati di queste elezioni. Il primo partito sono quei 17 milioni di italiani che non sono andati a votare. E questo è un elemento preoccupante, perché è da qua che arrivano, diciamo, veramente gli anticorpi a difesa della nostra democrazia, della nostra Costituzione. È l'elemento della partecipazione, che oggi è ulteriormente aggravato non solo dalla delusione, ma anche da un elemento culturale e storico che allontana soprattutto le nuove generazioni dall'idea dell'impegno politico. Ma poi c'è una dimensione, diciamo, per citare per Paolo Pasolini nel suo centenario della nascita, di mutazione antropologica, no? L'elemento dello sviluppo dei social, questo non, come dire, non aiuta in questo senso, no? Siamo forse un po' quasi tutti ormai orientati a pensare che il nostro impegno, come dire, si realizza, si manifesta con la scrittura di un post, con un like o qualcosa. Questo è un grande tema che meriterebbe di essere affrontato in maniera specifica, e chissà, magari lo faremo, perché ovviamente è un grande tema del nostro tempo, del nostro modo di vivere, di essere, di sentire, di pensare. Non possiamo farlo qui adesso, l'ultimo minuto, perché era importante questo tema che non abbiamo potuto finora trattare, quello della sicurezza nel lavoro. Cioè, dentro il mondo del lavoro è una grande piaga sociale, anche lì purtroppo l'Italia non sta affatto bene, è tra i peggiori, cioè, rispetto ovviamente al mondo occidentale avanzato. E perché non si riesce ad essere efficaci abbastanza contro questa piaga? Torno all'inizio di questa nostra discussione. Il tema è il valore del lavoro. Se il lavoro viene svalorizzato in tutte le sue forme. E questa è la sicurezza che oggi ha raggiunto dati veramente allarmanti e preoccupanti, né la testimonianza più tragica di questo processo. Io però voglio focalizzare un po' l'attenzione sul nostro contesto. Noi abbiamo diverse realtà produttive, ma sappiamo che il comparto più importante numericamente è il comparto agricolo. Nel comparto agricolo, oltre, diciamo, ai rischi cosiddetti immediati, che sono quelli visibili, c'è il rischio latente delle malattie professionali, delle malattie che, come dire, sfociano con il contatto ad esempio con gli agenti chimici. Siccome c'è questo elemento forte, diciamo, di degrado ambientale nelle nostre campagne, a partire da un utilizzo, diciamo, sia scorretto rispetto al tema proprio della protezione delle persone. Faccio un esempio, si fa molta più attenzione ad esempio al tema della salubrità dei prodotti, ed è giusto, perché i prodotti finiscono nelle tavole di tutti noi, però su come
il lavoratore interagisce con questi processi, c'è una disattenzione storica. L'incidenza delle malattie a partire dai tumori in questa provincia è altissima. È altissima soprattutto in quelle zone dove questo lavoro è centrale. Quindi questo è un elemento di preoccupazione ulteriormente, diciamo, aggravato da un contesto che è quello tutto territoriale, dove c'è la necessità di affrontare un tema. Perché in edilizia il rischio lo si affronta con le protezioni individuali, perché è visibile, non è latente. In quei settori, in quel settore in particolar modo, il rischio non si manifesta, possibilmente si manifesta dopo 2 anni dalla pensione e poi ci si lascia pure la pelle. E però, proprio utilizzando questa comparazione importante, se nel secondo ambito, no, quello dove il rischio è palpabile, visibile e si misura tragicamente con i numeri, no, chiari, lampanti, sì, delle morti che accadono tutti i giorni, ogni giorno, nei luoghi di lavoro, se già lì non si riesce comunque ad intervenire abbastanza, perché il numero dei morti non scende da quegli almeno 3 al giorno tutti i giorni in Italia che accadono, perché siamo a più di 1000, quindi sono quasi 4, 3,5, come potremmo aspettarci che maturi una sensibilità ed una vigilanza adeguata laddove non si vede, visto che purtroppo spesso, questa non è una grande caratteristica dell'umanità, ma è la nostra fisiologia, laddove non c'è il pericolo avvertito in maniera lampante, sicuramente le difese sono meno alte, no? Sì, intanto noi abbiamo anche la realtà, ad esempio, dei sistemi di controllo che sono assolutamente, diciamo, inadeguati. Nella normalità, figuriamoci rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Per parlare del caso nostro della Sicilia, dopo che nel 2021 con una norma sono stati attribuiti nuovi poteri agli ispettorati del lavoro, cosa che prima erano solo, diciamo, le aziende sanitarie a svolgere le attività di controllo e prevenzione, questo processo che ha portato anche al concorso per nuovi 1600 ispettori, di tutto ciò la Sicilia ne è estranea, perché non ha recepito né la riforma dell'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dentro quella riforma avviene questo ulteriore, diciamo, potenziamento, la Sicilia ne è fuori. Quindi noi abbiamo un problema in più. Se agli ispettorati vengono riconosciute nuove prerogative, nuovi poteri di controllo, e a Ragusa abbiamo un solo ispettore, questo è il problema. E questa defaianza, e chiudiamo, della istituzione regionale siciliana, anche con le sue competenze specifiche ed esclusive in alcuni ambiti, quasi a vanificare una congiuntura che potrebbe essere favorevole. Giuseppe Scifo è di Vittoria, vive a Vittoria, è nato a Vittoria, dove c'è una grande realtà, ovviamente problematica del lavoro per alcune caratteristiche emblematiche. Di Vittoria è l'attuale vertice nazionale dell'Ispettorato del Lavoro, che sta facendo quello che può, ma in Sicilia non può fare nulla perché la regione non recepisce. Sì, fra l'altro il direttore nazionale, il dottor Giordano, ha, anche se anche lui, proposto alla regione per una sorta di convenzione, fare in modo che alcuni di questi neo vincitori di concorso possono venire in Sicilia. Quindi, insomma, è il governo regionale che deve fare la sua parte. Noi diciamo una cosa fondamentale, ed è il primo compito che ho segnato nel diario non appena si insiede il governo. Noi dobbiamo affrontare questa grande emergenza e abbiamo l'obbligo di farlo tempestivamente con senso pratico. Bisogna potenziare gli SPRESAL, che ad oggi sono gli organismi, diciamo, dotati anche e soprattutto delle professionalità. Ci sono i medici, ci sono gli ingegneri e c'è anche una storia di lavoro fatto in quel senso, solo che il servizio di prevenzione e controllo non avviene, arriva solo quando l'incidente accade. Quindi questo, che è una materia nelle disponibilità del governo regionale, dell'assessorato alla sanità, che sappiamo, insomma, in quale realtà naviga, dove, nel senso, mi riferisco al fatto che il tema non può essere le risorse. Forse nella coalizione di centrodestra c'è questa contesa fortissima e intensa, senza esclusione di colpi, per accaparrarsi l'assessorato regionale alla sanità, perché vogliono che il Ministero del Tesoro, diciamo, vogliono agire in questo campo. Ma magari, sì, spero. Ma in Sicilia sta accadendo, sì, questo, sì, tutti, sì, vogliono l'assessorato alla, diciamo, sanità. È il Ministero del Tesoro, l'assessorato alla sanità in Sicilia, purtroppo tristemente famoso anche per
tutte le varie, diciamo, contraddizioni che hanno anche caratterizzato ad esempio la fine dei governi Cuffaro, con l'inchiesta La Mafia Bianca e poi a seguire pure Crocetta, insomma è un tema assolutamente per noi fondamentale, ci vuole la buona volontà e su questo noi faremo di tutto per convincere il governo regionale ad agire subito. Credo che non è difficile e quindi su questo si misura anche la coerenza delle nostre istituzioni rispetto a quello di cui oggi c'è urgente necessità. Bene, grazie a Giuseppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, con il quale abbiamo parlato della situazione del lavoro, ovviamente dei tanti problemi sul tappeto, alcuni di lunghissima data, altri che magari esplodono nelle contingenze drammatiche di questo periodo, in vista soprattutto dell'azione concreta che svolgerà il governo appena insediatosi e di quella che poi più in là potrà svolgere il governo regionale che sarà formato nei prossimi giorni e che si insiederà a novembre. Grazie a Giuseppe Scifo, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.